Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a fare il pre-partita di Inter-Crotone, ragazzi. Pre-partita molto difficile perché ovviamente il Crotone torna dopo diversi giorni di vacanza in una partita, ragazzi, che definire ostica a dir poco, ragazzi. Partita abbastanza per tutti, ma anche per me abbastanza scontata. È ovvio che ovviamente non si parte mai battuti, mai. Però, ragazzi, è una partita veramente difficile. Andiamo a Milano contro l'Inter, trasferta veramente complicata, dove comunque il Crotone deve cercare di fare la sua partita, fare la solita partita, cercare di giocare come sa e vedere un po' quello che accade, perché sinceramente più di questo non è che posso andare a chiedere i 3 punti a Milano con l'Inter. Adesso non esageriamo. Sicuramente non sono queste le partite dove il Crotone deve fare punti, anche se comunque qualche punto in più con queste squadre dovremmo farli, perché va bene vincere gli scontri di salvezza, però anche qualche punto con queste squadre potrebbe anche essere, soprattutto servire molto dal punto di vista morale, perché non succede, ma se dovessimo fare un punto per sbaglio con l'Inter, a livello morale potrebbe essere veramente veramente importante. Quindi comunque noi ci giochiamo la nostra partita, vediamo un po' quello che accade, però sicuramente ci servirebbero punti, perché attualmente siamo ancora lì in zona di retrocessione, ma la vedo veramente difficile ovviamente far punti a Milano con l'Inter, anche se l'Inter dovesse fare turnover, per dire, non cambia veramente nulla. Detto questo, comunque andiamo un attimo a vedere quello che ha detto Stroppa nel pre-partita. Non ho dubbi, i ragazzi sono allenati bene, siamo in grado di fare una buona partita. Contro però avremo una squadra che non viene da turni infrasettimanali, che ha avuto 10 giorni per preparare la partita con il Crotone, quindi sarà ancora più impegnativa. Non abbiamo alternative, dobbiamo fare la gara perfetta. I valori tecnici ovviamente sono diversi, ma cercheremo di fare la nostra gara al meglio, evitando di concedere errori gratuiti. E questo è il punto. Il punto è questo. Non è tanto l'Inter forte, siamo noi che diamo regali agli altri e con l'Inter i regali poi non li sprecano. Ecco, quindi quello che ho paura, non ho tanto paura dell'Inter, ho paura del Crotone che solitamente 2 o 3 occasioni clamorose all'avversario le concede, e se le concede all'Inter 2 o 3 volte li fa, mentre magari col Parma no, anche perché comunque ripeto, però sarà difficile. Comunque avremo di fronte forse la squadra più completa del campionato, scenderà in campo la formazione migliore, sperando che anche in qualcosa di positivo nei cambi, e sicuramente questo è un punto comunque importante. Ripeto, partita ragazzi comunque difficile anche da spiegare, perché ovviamente cosa vogliamo dire. Però noi ragazzi dobbiamo giocarci la nostra partita, vedere un po' quello che accadrà e poi comunque giocarci semplicemente la nostra partita, ragazzi. Poi è vero che comunque probabilmente perderemo, però ovviamente noi ce la giochiamo, vediamo un po' come quello che accadrà. Si giocherà anche a specchio, quindi verranno ancora più fuori i duelli, noi sicuramente li vinceremo tutti i duelli, soprattutto in difesa, ma va bene così. Comunque prove di formazione 3-5-2 dell'Inter con Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, centrocampo, Lukaku, Lautaro. Comunque, Crotone invece 3-5-2 con Kordaz in porta, Magaian, Golemic, Luperto. Vediamo un po', penso che ritorni Marrone. Pereira resta sulle fasce, penso di sì. Molina, Zanellato, Vulic a centrocampo. Santa Madonna, ma per carità, no, no, no. No, Molina, ma neanche no, no. Cigarini non c'è, va bene. Dovrebbe però esserci Petriccione. Bah, per favore, Zanellato, Molina. Molina sì, Vulic, Zanellato eviterei. Davanti Rivera, Messias ci potrebbe stare, ma anche se penso che giocherà Simi. Ma a parte questo, ragazzi, quindi ripeto, partita veramente veramente complicata, dove il Crotone comunque deve fare la sua partita. E chissà, magari saremo fortunati, perché più di quello non possiamo sperare, e porteremo magari qualche punto via, anche se ripeto la vedo veramente difficile. A questo punto comunque mi fermo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.